E faremo il confronto esperienza del tè Firenze Loita, che su questo aspetto è veramente molto molto buona. È arrivato, questo è il mio tè con i frutti di bosco, poi abbiamo gli scones con le femmine, fragole, e poi c'è il tris di panini del nostro eroe che sta facendo le storie. E ora assaggiamo. Siete ancora non ho mangiato. Ho mangiato il pane, quindi mi è rimasto qui. Buono, buono. Siamo ai mercatini sotto casa, è troppo bella la frittura sotto casa. Questo breve discorso alla fine del video per spiegare un pochino di cose. Allora, come avete potuto notare, tutta l'ambientazione, il clima presente all'interno del video è assolutamente natalizio. Questo perché l'idea era di girare una sorta di vlogmas o una cosa del genere nel periodo di Natale, però poi tra una cosa e l'altra non sono riuscita a portare avanti il progetto e non ho potuto montarlo prima per vari motivi, studio, tese e quant'altro. Come avete potuto vedere, infatti, all'interno del video ci sono sei immagini relative alle luci, gli addobbi natalizi della mia città, Firenze, e anche nell'ultima parte del video degli addobbi della città di Lucca, dove sono stata appunto con il mio ragazzo uno dei fine settimana, mi pare fine settimana del 15-16 dicembre, una cosa del genere, mentre invece le prime riprese sono relative al fine settimana dell'8 dicembre. E appunto abbiamo visitato anche i famosi mercatini di Natale di Santa Croce, ci sono tutti gli anni nel periodo natalizio, mi pare da fine novembre inizio dicembre fino a poco prima di Natale. C'è tutta una serie anche di riprese sui dei mercatini che sono stati fatti vicino a casa mia, nella strada praticamente sotto casa mia, fanno tutti gli anni anche in varie stagioni dell'anno, e mi sembrava carino appunto mettere queste immagini anche per fare una sorta di confronto tra i mercatini di più grandi di Santa Croce, ci sono anche cibi piuttosto che oggettistica e quant'altro da tutte le varie parti del mondo, mentre invece i mercatini sotto casa, che sono più legati magari a un contesto molto più locale, ecco, fondamentalmente è sempre molto varia l'offerta, però il contesto ovviamente è molto più locale. Veniamo all'argomento del
dell'afternoon tea. Quindi allora noi, come avete potuto vedere nei vlog riguardanti Londra, ho una playlist apposita dove sono raccolti all'interno del canale tutti i video riguardanti la vacanza a Londra. Un giorno siamo stati insieme a Teresa96 a Covent Garden a fare afternoon tea. Mi pare era l'ultimo giorno completo a Londra, anche se avevamo visitato quel posto, quel bar, che più che bar forse era più una sorta di pasticceria o comunque locale dove facevano l'afternoon tea. Già qualche giorno prima ma avevamo preso soltanto un tè e un cupcake, invece abbiamo fatto l'esperienza del cosiddetto tè delle 5, che poi in realtà si può fare, mi pare, dalle 11 della mattina. Sì, i locali mettono a disposizione, mi pare, l'afternoon tea dalle 11 della mattina fino alle 6 p.m. insomma della sera. Sto con l'attrezzatura, con tutte le alzatine, gli scones, le tartine, i dolcetti e varie cose. Partiamo a fare un confronto fra l'esperienza del afternoon tea in Inghilterra e quella invece che abbiamo fatto qua a Firenze. A Firenze siamo stati in questo locale che si chiama La Via del Tè. Era il periodo natalizio, ma ci è stato detto ancora non avevano a disposizione il menù specifico per il Natale. Quando invece siamo stati a fare afternoon tea a Londra, era il periodo di Halloween, era inizio ottobre, tipo la seconda settimana d'ottobre, una cosa del genere, e avevano invece già tutto predisposto per Halloween. Infatti Leris96 aveva preso il cupcake che era una red velvet con la crema al burro e il gattino nero bellino sopra della collezione di Halloween, quelli sono vestiti del clima, insomma, di Halloween, ecco. E poi ce n'erano altre, anche il cappello da strega, il ragno, le ragnatele, tutte queste cose qui, anche mi pare di Harry Potter, nel modo specifico c'era qualcosa di Harry Potter, ma non mi ricordo di preciso cosa. Quindi diciamo che più o meno abbiamo fatto queste esperienze in due periodi anche piuttosto iconici per quanto riguarda le festività, insomma, dell'anno. E mi dispiace che non avessero già il menù, diciamo, di Natale con anche le cose specifiche di Natale, così in questo modo avremmo potuto fare il confronto proprio di come due festività vengano gestite, inserite nelle modalità di presentazione di un menù in quanto riguarda in modo specifico il tè delle 5 in due paesi diversi. Nonostante fosse possibile anche qui a Firenze fare l'afternoon tea con la struttura, con le alzatine e i vari prodotti dolci e salati, abbiamo optato, essendo una merenda veloce, non il classico momento conviviale, anche più lungo, insomma, da un punto di vista di tempistiche, come è invece percepito a Londra, proprio un momento di ritrovo, anche di relax se si vuole, e se fatto a dopo una certa ora in poi, anche potenzialmente sostitutivo della cena, perché veramente, come troverete se non avete già visto nel vlog di Londra, noi non ce l'abbiamo assolutamente fatta a finire tutto quanto. Infatti abbiamo riportato delle cose a casa e ci abbiamo fatto colazione il giorno dopo con un biscotto e i cupcake, mi pare, sì, perché assolutamente non ce l'avremmo potuto fare. Qui, appunto, essendo una merenda veloce, abbiamo optato per prendere meno. Infatti Rechris ha preso tre tartine salate, mentre io invece ho preso gli scones, erano due, uno normale e l'altro con l'uvetta. Mi sono state portate poi anche le cremine, c'era una sta scelta, io ho optato sia per la classica cremina, quella bianca mi pare sia il burro e qualcos'altro, e poi quella alle fragole. Gli scones devo dire assolutamente quelli fiorentini della Via del Tè erano buonissimi e soprattutto erano estremamente simili a quelli di Londra. Li ho trovati, per quanto riguarda il gusto, estremamente simili, forse anche più buoni nel senso di meno pesanti rispetto a quelli di Londra, perché mi ricordo a Londra ho cominciato subito l'afternoon tea con uno dei due scones e mi ha riempito subito, cioè sì, subito, e infatti poi è stato un problema anche andare avanti a finire le altre cose, mentre invece questi li ho trovati, se si vuole, oppure è stata una mia impressione, non lo so, anche un pochino più leggeri, quindi assolutamente promossi. Anche per quanto riguarda il salato, ho fatto giusto un assaggino alle tartine di Rechris. Il salato è decisamente più buono, quello che abbiamo preso qua a
Firenze, ma io penso che sia anche una questione proprio di impasto, perché per esempio la tartina mi pare fosse al salmone che avevamo a Londra, era estremamente invitante come aspetto, ma proprio nell'impasto sembrava assolutamente mancare di sale, o comunque fatto in modo diverso, non so se anche con ingredienti diversi, ma comunque era diverso rispetto a, ma anche le stesse tartine erano in qualche modo diverse anche a parità di gusto rispetto a queste qua, probabilmente appunto, ripeto, perché fatte secondo procedimenti diversi, però almeno per mio gusto personale io ho preferito queste che abbiamo mangiato qua, anche per un discorso comunque forse anche più di freschezza dei prodotti, ma non lo so, non mi vorrei esprimere nello specifico perché appunto non so di preciso, questa è soltanto l'impressione che mi è stata data, anche perché io ho assaggiato poco, giusto un morsino per farmi idea. La cosa interessante che abbiamo notato è che il luogo era veramente, il locale veramente pieno di stranieri, molti inglesi, e questo è stato molto interessante da vedere, anche perché quando invece siamo andati a Londra principalmente era il locale pieno di persone che non erano inglesi, quindi in nessuna delle due parti ci siamo trovati comunque circondati da autoctoni, ed è stato interessante comunque da notare questa cosa. Un'altra nota assolutamente positiva del locale a Firenze è stata l'ampia varietà di tè. Questa è proprio una caratteristica del loro locale, tè proveniente da varie parti del mondo, anche molto carina, mi è piaciuta molto l'associazione che fanno a alcuni tipologie di tè e i segni zodiacali, molto interessante. Tra l'altro vendono proprio in apposite confezioni di varie dimensioni, di vari formati così, questi tè, anche quelli associati ai segni zodiacali, ed è un'idea secondo me molto carina per un regalo un po' più anche particolare. Quindi appunto quando ci siamo trovati a scegliere il tè migliore abbiamo trovato anche un altro fattore estremamente positivo, ovvero che nel menù era comunque consigliato per uno specifico cibo anche uno specifico tipo di tè, o comunque una gamma di tè che ci sarebbero potuti stare bene. Rehis si è fatto consigliare da una addetta alle vendite, assolutamente gentile, e che tra questa gamma di tè che erano consigliati per le tartine che lui voleva prendere, che mi pare fossero due o tre, gli ha indicato appunto varie informazioni, insomma più specifiche, che gli hanno permesso di scegliere poi il tè. Il tè che ho preso io era i frutti di bosco, che infatti ho scelto anche per abbinarlo comunque come gusto anche alla cremina alle fragole con cui avrei condito, possiamo dire, sì, guarnito, forse meglio, gli scones, e devo dire che è stato un abbinamento estremamente approvato. Un'altra cosa interessante della Via del Tè a Firenze è il fatto che propongano anche una selezione di drink a base di tè. Tant'è che la cosa strana è che erano seduti vicino a noi una coppia che potrei definire anglosassone, non definirei l'area precisa, ma sicuramente l'origine era quella, e non si sa per quale motivo, però fun fact, stavano bevendo lo spritz, e io non capisco perché se vai in un posto che si chiama la Via del Tè devi bere lo spritz. Vabbè, dettagli. I gusti sono gusti e non mi pronuncerò su questo. Per quanto riguarda la presentazione generale, come avete potuto vedere dalle clip relative, ci è stato portato proprio come a Londra per ognuno di noi l'apposita teierina, dove c'era già il filtro con l'infuso del tè che avevamo scelto e una tazza vuota che era, insomma, già all'inizio ci avevano portato. A me sono state portate anche delle posatine apposta per poter tagliare gli scones. Non mi ricordo se anche a Rehis sono state portate le sue tartine, però personalmente sì, e ovviamente anche l'arredo, diciamo, di tutto il locale era estremamente
British, molto verde, quindi rilassante, vecchio salotto inglese borghese, anche perché il locale dove siamo andati noi a Firenze, diciamo a Firenze ne esistono tre o quattro se non sbaglio di questi locali qua, alcuni dove è solo possibile acquistare il tè, mentre in altri invece sempre della via del tè hanno proprio la sala da tè. Noi siamo andati in uno di questi con la sala da tè appunto, che è inserito all'interno di un palazzo storico fiorentino, quindi assolutamente la location è super approvata. Anche per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, allora a Londra avevamo speso in totale 36 sterline, ovviamente da dividere in due. Qui invece abbiamo speso, mi pare, su 10-11 euro a testa se non sbaglio, però bisogna considerare anche che il posto dove siamo stati a Londra era uno di quelli meno cari, perché comunque l'afternoon tea a Londra può arrivare a costare anche estremamente di più, specie se si aggiunge lo champagne o altre determinate caratteristiche, ovviamente dipende anche la location. E poi comunque avevamo preso tutto il set dell'afternoon tea, mentre invece qua avendo preso soltanto il tè e un prodotto dolce o salato a testa, ovviamente ci è andato a costare meno, anche perché mi pare che il tè costasse sui 4-5 euro, mentre invece l'altro prodotto costava sempre sui 5-6 euro, quindi sì, su per giù sono stati sul 10-11 euro a testa, ma proprio perché abbiamo fatto questa formula ridotta. Era possibile, dicevo, anche alla via del tè fare l'afternoon tea completo. C'erano due versioni molto simpatiche, uno quello di Londra, più ispirato comunque a quello londinese, un altro invece definito più fiorentino, dove nelle tartine erano inseriti dei salumi tipici, comunque degli altri prodotti gastronomici tipici dell'area fiorentina. Sarebbe stato interessante provarlo, però altrimenti, siccome dopo dovevamo andare a cena, non avremmo assolutamente cenato. Se non ricordo male, il prezzo dell'afternoon tea era sui 13-15 euro, se non ricordo male, a testa. Londra era sulle 18 sterline, mi pare, quello che abbiamo fatto noi, se non sbaglio, ed era uno dei meno cari. Se non sbaglio, penso di averne sentito uno a 13 sterline, mi pare nella zona di Camden Town, in una delle aree del Camden Market, vicino allo Stable Market, però non l'abbiamo scelto alla fine perché quando abbiamo deciso di fare afternoon tea a Londra eravamo già totalmente da un'altra parte, eravamo nella South Bank, praticamente eravamo davanti alla Tate Modern e era assolutamente più vicino da raggiungere Covent Garden piuttosto che Camden Town, anche perché eravamo già stati la mattina, già ci eravamo stati qualche giorno prima, quindi all'altro non eravamo nemmeno troppo sicuri dove fosse questo posto, e quindi abbiamo preferito tornare a Covent Garden proprio perché appunto già ci eravamo stati, ci avevamo già mangiati, sapevamo già più o meno com'era il personale, com'era il locale, i tempi di attesa, e ci eravamo trovati bene e abbiamo appunto deciso di ritornare lì. Anche considerato inoltre che Londra, come ormai si sa, essendo una città dove il tenore di vita è più alto, ovviamente è normale che questi prezzi siano anche più alti, e comunque noi abbiamo fatto afternoon tea in una zona estremamente centrale ed è un prodotto tipico, quindi è comunque un'offerta tipica, ecco, quindi è anche più normale che lì venga a costare di più. E ripeto, noi abbiamo fatto proprio l'afternoon tea basic, potremmo definirlo così, senza champagne, senza altre cose aggiuntive, mentre invece qui magari, ecco, sarebbe costato comunque meno, anche se comunque in pieno centro a Firenze, penso anche per motivi comunque non legati alla tipicità del prodotto, anche se sono sicura che avendo assaggiato comunque sia gli scones che le tartine, alla fine avrebbero fatto parte dell'afternoon tea completo, sarebbe stato comunque un prodotto di ottima qualità. Un'altra cosa da dire è questa: quando siamo stati a Londra la nostra idea era quella, siccome avevamo visto il totale delle cose comprese nell'afternoon tea, di prenderne uno e smezzarlo, perché comunque avevamo visto che la roba era tanta. La signora, non so se un po' per fare marketing o per comunque perché doveva dirlo, di fatto però ci aveva consigliato di prenderne due
di afternoon tea, anche se ci hanno portato un solo set, perché altrimenti avremmo avuto soltanto un prodotto per ogni cosa e quindi una sola tartina per tipo, un solo scone per tipo, un solo cupcake, un solo biscotto e così, mentre invece in questo modo ognuno ha potuto scegliere il gusto del cupcake e poi per il resto tutto il resto appunto era uguale, però ce n'erano due, diciamo, elementi per tipo. Effettivamente sì, consiglio di fare in questo modo e soprattutto se volete godervi appieno questa cosa, consideratela almeno a Londra come anche una cena, proprio una cena completa. Magari uno va a fare, noi siamo andati verso le 5 mi pare, 4 e mezza, 5 siamo arrivati lì all'incirca, anche perché poi dopo dovevamo fare abbastanza veloce, anche perché dopo dovevamo correre al British Museum. Consiglio comunque di, per godersi appieno l'esperienza, o di andare presto nel pomeriggio oppure di andare magari sì verso le 4 e mezza, 5, farlo valere come una cena o quantomeno come aperitivo per poi andare a cena più tardi e di prenderla molto con calma. È lì la cultura del andare nel pub e starci tutto il pomeriggio a chiacchierare, ridere e scherzare con gli amici. Ecco, mi è stato detto più o meno la stessa cosa è con l'afternoon tea, sì, di prenderla proprio in questo modo per poterselo godere appieno tutto quanto, motivo per cui infatti, reduci dall'esperienza di Londra, quando ci siamo trovati a Firenze a decidere, anche qui eravamo tentati di prenderne uno solo e smezzarlo, però il problema è che oltre al fatto che c'è una sola cosa per tipo, è anche legato al fatto che se uno paga un solo afternoon tea viene portato soltanto una tazza. In tutti e due i locali, sia quello a Londra che quello qua a Firenze, era possibile abbinare al di fuori dell'esperienza afternoon tea del tè e abbinarlo a un prodotto di qualsiasi altro tipo che non fossero prettamente scones o tartine o cose che comprendono l'afternoon tea, ma anche ad esempio fette di torta. Infatti ero molto indecisa con una torta al cioccolato con la ganache a lamponi, mi è rimasta nel cuore. Io tornerò e la prenderò perché sì, o altri prodotti, altri tipi di torte, mi pare fosse la torta di carote, di mele, varie tipologie. Ecco, a Londra era più vasta nel posto dove siamo stati l'offerta dei cupcake, c'erano anche delle torte tipo le classiche tortone grosse così, tutte belle decorate, mi pare anche c'era la torta, abbiamo trovato la torta quell'arcobaleno dove ogni strato è praticamente ha un colore diverso, molto varia. Era più vasta l'offerta di cupcake e di tortine, ma perché mi pare che quello fosse un posto anche abbastanza specializzato in cupcake, cosa se non altro diversa che ho trovato rispetto a l'esperienza a Londra è stato, o almeno forse è stata la mia impressione, l'aver diminuito a dismisura le quantità di burro. Ovviamente vi lascerò in descrizione al video sia il link del locale di Londra, anche se mi pareva di averlo già fatto per il vlog relativo, e vi lascerò anche il link del locale dove siamo stati qua a Firenze, in maniera che così se visitate una delle due città e avete voglia di fare questa esperienza, lo so, magari se vi può tornare utile potete darci un occhio. Voglio dire, a Londra l'afternoon tea non lo provi? Lo provi, e quindi penso che sia anche per capire un po' la cultura del posto, penso che sia una cosa interessante. E invece, specie se in inverno magari vi trovate a Firenze e avete voglia di fare questa esperienza anche vista la possibile vacanza a Londra, sì, ve lo consiglio assolutamente. Spero che questo video possa esservi tornato utile, vi sia piaciuto. Io vi lascio un grande bacione e vi do appuntamento al prossimo video.